Prego, consigliere De Maio. Buonasera a tutti. Allora, apprezzo la disamina del sindaco perché è politica, infatti dopo spero di sentire i pareri tecnici. Allora, premetto che anch'io tengo all'approvazione del comune di Lucera, ma delle precisazioni e riferimenti ai tredicetti su via Vicari credo debbano farsi con esempi pratici, perché ritengo sia quello delle villette un progetto super aleatorio, ossia inattuabile. Voglio proprio fare dei calcoli proprio per rendere l'idea di una villetta standard. Io ho ipotizzato di voler acquistare e vi dico cosa ne esce fuori. La cubatura totale di 13 ettari è 130.000 metri quadri per un indice di 0,5, quindi 6.500 metri cubi edificabili. Consideriamo 800 metri cubi a villetta, 6.500 metri quadri diviso 800 metri cubi, uscirebbero sui 13 ettari 80.000 ettari da realizzare. Una villetta avrà un lotto minimo di 1.000 metri quadri, per 80.000 metri quadri da edificare circa 8 ettari. Resterebbero 5 ettari per gli standard. Per ipotesi, dati i valori dei suoli stabiliti alla 167 con l'indice di cubatura a nostra disposizione, avremo circa 40 euro a metro quadro per la vendita dei suoli. 40 euro a metri quadri per circa 130.000 metri quadri sono 5.200.000 euro, diviso i 6.500 metri quadri. Siamo intorno a 80 euro a metro quadro da pagare per una sola villetta. Per il solo acquisto del suolo si dovrà pagare quindi 64.000 euro, più gli oneri da versare al comune di circa 20.000 euro. La spesa totale da investire subito è di 84.000 euro, senza contare poi le spese di costruzione, spese tecniche e maestranze. Morale della favola, una villetta oltre periferie senza servizi costerebbe circa 300.000 euro. Chi investirebbe? 300.000 euro. 300.000 euro, lì. Pur apprezzando signori, il principio di valorizzazione del patrimonio dal sindaco sostenuto in regione, non credo che per il privato sia davvero un investimento sconveniente e quindi inattuabile? Il sindaco acquisterebbe su quei terreni? Tenendo conto poi della mancanza di urbanizzazione primaria e secondaria? Stanno i negri, poi vanno dagli anni ricordi, devi passare i tanti. Grazie consigliere De Maio, passiamo la parola al consigliere Di Cesare. Ah, chiedo scusa, collega. Prego. Attenzione. Allora, oggi, per controllo più anche di qualcuno, si voterà e si approverà il PUC del comune di Lucera dopo tanti anni, troppo direi, di inutili attese e speranze rimaste tali. Io, cittadino di Lucera, votato alla politica, dico grazie al nome di chi ha creduto in noi, in questo gruppo di incapaci politicamente, come qualcuno asserisce, ma sensibili alle problematiche umane ed ormai stufi di una politica che per tanto troppo tempo si è basata o si è preoccupata di risolvere più i problemi di pochi che a soddisfare i tanti del popolo di Lucera e della loro città e della nostra città. Tutto questo ha comportato ad oggi debitori al massimo livello, ricchezza per pochi, povertà per molti, emigrazione di migliaia di famiglie lucerine verso luoghi lontani alla ricerca di una vita migliore e più dignitosa. Noi oggi cambieremo la storia, noi oggi diremo basta, oggi per Lucera inizierà un percorso virtuoso in cui ognuno con le proprie capacità parteciperà a questa rivoluzione sociale,
sperando che la ricchezza economica derivante sia il risultato di un comune impegno e tutti potremmo dire io c'entro. Grazie. Ci sono altri interventi? Non lo so, chiedo maggioranza e opposizione se ci sono altri interventi. Prego, consigliere Di Cesare. Buonasera. Ormai è risaputo che il PRG vigente è obsoleto perché risale al 1974. E questo PRG però dobbiamo dire che è stato fonte di ricchezza soltanto per alcuni cittadini di Lucera, mentre per altri a discapito della maggior parte degli altri cittadini, perché come tutti quanti sappiamo il territorio di Lucera è stato per anni devastato da varianti e ancora oggi ne stiamo pagando le conseguenze. Noi oggi con l'approvazione del PUG scriviamo una pagina memorabile della storia di Lucera, perché finalmente dopo ben 43 anni Lucera avrà uno strumento urbanistico moderno, adeguato alle nuove esigenze di vita. Però è importante ricordare, come ha già ricordato il sindaco, lo voglio risottolineare, che questo PUG purtroppo ci è costato tantissimo, ha un prezzo altissimo. Nel 2003 il sindaco di allora deliberò con tutta la sua giunta di revocare l'incarico ai 5 progettisti che avevano appunto il compito di redigere il PUC. Ovviamente questi 5 progettisti fecero causa al Comune, vinsero la causa e infatti noi l'anno scorso, nel 2014, abbiamo deliberato nel piano di riequilibrio un debito fuori bilancio pari a circa 190.000 euro, perché dobbiamo risarcire i danni a questi progettisti. E questo è soltanto uno dei bei regali che abbiamo ereditato dalle precedenti amministrazioni. Per non parlare poi di un piano particolareggiato nel centro storico che non è mai stato approvato e anche questo ci costerà tanti bei soldi. Per non parlare poi delle numerose varianti che ci sono costate appunto milioni e milioni di euro di debiti. Insomma, conti fatti, questo PUC veramente ha un prezzo altissimo e questo grazie all'intelligenza delle amministrazioni che ci hanno preceduto. Noi oggi, attraverso l'approvazione del PUG, scriviamo una pagina memorabile della storia di Lucera e realizziamo uno degli obiettivi fondamentali del nostro programma elettorale. E voglio sottolineare che durante la fase delle osservazioni al PUG abbiamo cercato di accogliere tutte le osservazioni, la maggior parte delle osservazioni, tranne quelle in contrasto con i piani sovraordinati e quelle in contrasto con le indicazioni della conferenza di copianificazione. Ma abbiamo fatto di più, perché abbiamo preso in considerazione anche quelle osservazioni pervenute oltre i termini. E questo sempre per garantire una maggiore trasparenza, una maggiore partecipazione dei cittadini all'iter di approvazione, all'iter di formazione del PUC. Qualcuno ritiene che il merito di questo PUC non sia nostro, che noi praticamente abbiamo trovato il piatto bello e pronto e quindi non abbiamo fatto niente. Beh, innanzitutto sono anni e anni che si parla di questa approvazione del PUG, ma nessuna amministrazione l'ha mai fatto e qui ci sono i cittadini che ne sono testimoni. Veramente in tutti questi anni ce ne sono state di bugie, sono state dette di bugie, tante promesse fatte, come appunto ha ricordato il sindaco Antonio Tutolo, primo fra tutti il famosissimo piano comunale dei tratturi che doveva essere approvato, è stato adottato dal commissario prefettizio nel 2009, doveva essere approvato ma in realtà non è mai stato approvato. Poi sento tanto criticare questo PUC praticamente l'avete quasi distrutto, non servirà a niente, non soddisfa le esigenze dei cittadini, in realtà ha tantissimi vantaggi. Innanzitutto noi oggi stiamo approvando uno strumento urbanistico assolutamente moderno, perché il nostro è il primo PUC in tutta la Puglia ad essere conforme al PPTR. Inoltre ha ottenuto il vaglio di compatibilità da parte della Regione Puglia e della provincia di Foggia. Con l'entrata in vigore del PPTR, gli altri comuni si devono adeguare, devono avviare una procedura abbastanza complessa, con dispendio di tempo e di costi. Noi invece abbiamo un PUG già adeguato e conforme al nuovo piano sovraordinato. E questo grazie al grandissimo lavoro svolto all'interno della conferenza dei servizi che si è tenuta nei mesi di giugno e luglio di quest'anno.
In questo PUG, grazie al principio della perequazione, non sono previsti più espropri, ma il Comune acquisterà gratuitamente delle aree e in cambio verranno riconosciute delle cubature. Con questo sistema si spera che la stagione degli espropri e dei grandi contenziosi sia finita. Da 43 anni ci sono cittadini al quale sono stati messi dei vincoli conformativi, cioè vincoli che praticamente non scadono mai. Quindi ci sono delle situazioni paralizzate e grazie al principio della perequazione i proprietari di questi suoli vengono compensati con il riconoscimento di cubatura. Un'altra peculiarità del PUG consiste nel fatto che ci sono tante aree dove si può costruire direttamente senza aspettare i PUE, i famosi piani urbanistici esecutivi. Durante la conferenza dei servizi, inoltre, è stata riservata particolare attenzione allo studio del centro storico. Nel centro storico si è superata la necessità di un piano particolareggiato, perché nelle previsioni del PUG sono già previste tutta una serie di interventi con un sistema dettagliato di tutele e vincoli dove si potrà operare senza la previsione di un piano particolareggiato. Inoltre nel PUG è stata inserita la carta del rischio archeologico, questa è una carta importantissima che è stata redatta dalla sovrintendenza e che noi oggi abbiamo recepito nel PUG, quindi questo PUG è molto attento nel preservare i beni culturali, storici, architettonici, non solo quelli visibili ma anche quelli non visibili. Questo è nei 13 ettari. Qualcuno di voi sosteneva che la questione dei 13 ettari era sfumata e che in realtà la Regione avrebbe bocciato l'operazione dei 13 ettari, quindi la realizzazione di questo quartiere ecosostenibile non era più possibile. Beh, in realtà non è così, perché oggi siamo qui ad approvare nell'ambito del PUG anche l'operazione dei 13 ettari. E noi riteniamo che questo sia un obiettivo fondamentale, che gioverà all'intera collettività, e questo per diversi motivi. Innanzitutto perché riteniamo che si tratti di valorizzazione dei terreni di proprietà comunale e non consumo del territorio. E questo è quello che pensa anche la Regione Puglia. Anche la Regione Puglia crede che si tratti di valorizzazione dei terreni di proprietà comunale. Inoltre, grazie a questa operazione, chi lo vorrà potrà costruirsi una casa ad un prezzo molto più basso rispetto a quello oggi pagato per le villette Lucera 2 e Lucera 3, rompendo ovviamente quel monopolio edilizio che è durato da fin troppi anni. E sicuramente questa poi infine sarà un'operazione vantaggiosa per le piccole e medie imprese, per gli imprenditori, per gli artigiani che appunto sono in forte sofferenza. Ma voglio concludere il discorso dando un consiglio ai consiglieri di minoranza, cioè esprimo più che altro il mio parere personale in maniera molto tranquilla, visto che vi siete resi conto di quanto sia importante questo strumento urbanistico, io mi chiedo perché non lo dovete votare oggi questo strumento urbanistico. Secondo me, se vi alzate e ve ne andate, come avete fatto l'altra volta a marzo del 2015 durante le osservazioni, mancate di rispetto a tutta la cittadinanza, quindi secondo me dovete votare questo PUG per rispetto di tutta la cittadinanza, perché la cittadinanza aspetta da troppi anni questo strumento urbanistico. Grazie a voi, perché da voi? Io ho dato un consiglio. Ma mi sembra che avete espresso un nome particolare. Lo so, quella sede ricordo benissimo di cena. Io ricordo benissimo in quella circostanza chi c'era. Noi lo ricordiamo. Il consigliere Valerio e il consigliere Bologna. Io non ce l'avevo. Consigliere Cesare, lei non può fare sempre attacchi generici. Mi consenta, ma è così. Non è un attacco, il mio bellissimo parere. Però deve secondo fare giù di distinguo. Ok. We'll be right back.